certezza di passare il turno. Ed eccoci a Dinamo Kiev Universitatea di Craiova, 3-0 all'andata, 2-2, primo gol segnato da Ratz, 1-0 in favore della formazione sovietica. Ecco la fase finale ripetuta, 1-0 all'andata, come vi dicevo era stato 2-2 in Romania nel campo della Universitatea. Moltissima gente sugli spalti a seguire la Dinamo di Kiev trascinata da un ottimo blocking. Ecco il raddoppio di Beronov e siamo sul 2-0, anche qui abbiamo la ripetizione dell'azione che ha portato al raddoppio per merito di Beronov. Avete intravisto anche il volto di Oleg Blokhin, ormai ultra trentenne ma sempre un ottimo giocatore, un gran trascinatore. Eccolo, Blokhin è proprio lui che ispira l'azione che porta al terzo gol segnato da Demjanenko. Ecco il cross e il gol di Demjanenko, passa la Dinamo Kiev che vince per 3-0.